Questo programma è offerto da Eurovector, Sud Revisioni, Melpi Ricambi, Commercial Ricambi, Carglass Levisol, Automobile Club Foggia. Ben ritrovati! Continua il nostro avventuroso viaggio nel mondo dei motori, alla ricerca di nuovi modelli, di auto e moto storiche, di consigli sulla manutenzione dei veicoli e sulla sicurezza stradale e dei protagonisti dello sport a due e a quattro ruote. Apriamo questa puntata con il test drive di un modello d'auto che sta raccogliendo successi sul mercato e questa volta tocca ad una vera signora della strada, la Stelvio, il nuovo SUV dell'Alfa Romeo, che fonde le caratteristiche più dinamiche della casa di Arese con il comfort di un SUV tradizionale. Vediamo il test drive condotto da Vito Valenzano di Eurovector, accompagnato in questa occasione da un ospite d'eccezione, il foggiano Lucio Perugini, 5 volte campione italiano di velocità montagna. Ci accingiamo a provare l'Alfa Stelvio Q4. Era il 1939 quando il più grosso produttore di autovetture al mondo, Henry Ford, disse: quando vedo passare un Alfa Romeo mi tolgo il cappello. Alfa Romeo, 110 anni di storia tutta italiana, storia di successi di autovetture, in Formula 1. Alfa Romeo è Alfa, acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. Romeo, l'ingegner Nicola Romeo, un fantasioso ingegnere napoletano che messi insieme crearono sin da subito delle autovetture incredibili. Passiamo ai giorni nostri, è il 2020 quando, come al solito, un giornale tedesco, Autozeitung, deve proclamare il SUV dell'anno. I competitor sono tantissimi, inglesi, francesi, italiani e gli immancabili tedeschi. Succede una cosa straordinaria, un'auto italianissima vince in Germania. Non succede solo nel calcio, è successo anche nella realtà. Nel 2020 Stelvio vince il premio SUV dell'anno. Siamo nel cartodromo Santa Cecilia a Foggia. Beh, è la prima volta che provo una Stelvio. Questo è un modello particolare, un 4x4 con 210 cavalli. È una gran coppia ai bassi regimi. La vettura, devo dire che in controlli dynamic è molto aggressiva. Proviamo qui la frenata. Macchina beccheggia veramente poco, un ottimo inserimento. Alfa Romeo con Stelvio e con la sua sorella minore Giulia comincia un nuovo corso. Un nuovo corso dove innanzitutto per la prima volta si parla di SUV, però è un SUV un po' particolare, un SUV che ha delle esclusività che la rendono davvero unica. Per esempio, questo muso fa sì che Stelvio abbia un CX che è di 0,26. Vi dico solo che 0,26 era il CX che raggiungevano i coupé. Infatti da questo il nome, un coupé col bagagliaio, cofano in alluminio, sportelli in alluminio, addirittura ammortizzatori in fibra di carbonio e albero di trasmissione in fibra di carbonio. Sono tutti elementi costruttivi, tra l'altro molto costosi, che però permettono di alleggerire il prodotto di quasi 200 kg. Abbiamo una massa di 1700 kg e devo dire che non si sentono. È straordinario sentire un 2000 turbo diesel così squillante. Immaginate che le sospensioni, che sono multilink anteriori con un quadrilatero alto posteriore, fa sì che in qualunque
posizione, anche quando affrontiamo delle curve con ad alte velocità, la macchina, nonostante si corichi, le sospensioni e quindi le ruote lavorano perfettamente perpendicolari al terreno. Devo dire che ha un eccellente inserimento in curva. Infatti, colpo di freni, lei carica tutto l'anteriore e con un inserimento eccellente permette un elevatissimo controllo. Motori straordinari, tutti rigorosamente con cambio automatico, abbinato allo ZF. ZF è un'altra azienda leader nel settore dei cambi per le vetture di serie. È un 8 rapporti, ottenibile nelle motorizzazioni benzina, 200 cavalli oppure 280 cavalli, e le più famose motorizzazioni diesel. Motorizzazioni diesel ottenibili, 160 cavalli per chi vuole una macchina un po' più sorniona, due ruote motrici, 190 cavalli, ed è possibile averla o nella soluzione due ruote motrici o nella soluzione Q4, un altro emblema di Alfa Romeo. Q4 è una trazione che si inserisce automaticamente al bisogno. Il guidatore non deve fare nulla, non deve schiacciare bottoni, pulsanti per inserire la quattro ruote motrici. Automaticamente, quando la parte posteriore perde aderenza, immediatamente il differenziale trasmette motricità all'anteriore. Questa vettura 4x4 ha in condizioni normali soprattutto ripartizione sul posteriore, ma in caso di esigenza particolare, per cui bassa motricità dei pneumatici, diventa un 4x4 a tutti gli effetti, e questo ci permette di avere un notevole controllo della vettura in tutte le situazioni possibili. La coppia in basso di questo possente 2000 monoturbo con una turbina a geometria variabile consente una coppia poderosa ai bassi regimi, e questo ci permette di avere una vettura sempre pronta e in tiro. Anche nell'interno troviamo quelle che sono le caratteristiche di Alfa Romeo. Stelvio ripropone il DNA di Dynamic, la versione più sportiva. Il motore cambia, il motore diventa più reattivo, i sistemi di sicurezza diventano più permissivi, permettono appunto al guidatore di potersi divertire un po' di più. N sta per Natural, Natural è per l'uso quotidiano, quello di tutti i giorni. E A per All Weather, la guida un po' più soft, un po' più legata a consumi ed emissioni più bassi. Stelvio adesso offre anche il nuovo infotainment, ovviamente più aggiornato, tutto touch, con sistemi nuovi tipo Apple CarPlay, Android Auto, ricarica wireless. E poi Alfa Connect, la nuova applicazione, un'applicazione semplicissima, si scarica direttamente su Apple Store e ci permette di poter controllare da remoto la nostra Stelvio. Possiamo controllare dove l'abbiamo parcheggiata, oppure possiamo accendere e spegnere luci, oppure aprire o chiudere le portiere, su tutto semplicemente da remoto. L'appuntamento con le auto storiche questa settimana è con un modello che affonda le sue radici nella Seconda Guerra Mondiale e che ha accompagnato la rivoluzione giovanile del 1968 fino a scarrozzare le giovani generazioni degli anni 80. Valerio Ricci, collezionista di Citroën storiche, ha raccontato al nostro Loris Castriota Skanderbeg la mitica Due Cavalli. Vediamo insieme. Valerio Ricci, abbiamo parlato nell'altra puntata di una Citroën, la CX, che è uno dei miti della casa, ma questo è un mito assoluto della Citroën e in generale delle auto. Perché? Di che parliamo? Allora, questa è una Due Cavalli che rappresenta la motorizzazione di massa dei francesi, no? Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una macchina pensata per trasportare un cesto di uova in un campo di grano senza romperne neanche uno. Doveva consumare
praticamente pochissima benzina, perché all'epoca l'economia era quella che era distrutta dalla guerra, doveva assicurare un minimo di comfort e doveva sostanzialmente togliere i contadini dal carretto e appunto motorizzarli con una macchina. Tu dicevi bene, questa è una macchina che ha motorizzato la Francia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma l'idea nasce prima, quando c'era un po' la crisi della Citroën, muore il proprietario allora Citroën e Boulanger vuole che questo progetto di una macchina per il popolo vada avanti. Tra l'altro era il periodo in cui si sviluppava anche il maggiolino subito dopo, quindi c'era anche una sorta di concorrenza e i tedeschi cercarono di conoscere i progetti di questa macchina quando invasero la Francia. Sì, allora lo studio della Due Cavalli inizia in realtà negli anni 30, si chiamava TPV. Ed era una macchina in comune con la Due Cavalli. Che cosa aveva? Aveva un faro solo, non aveva i sedili sospesi attaccati alla traversa centrale del montante, non c'erano le chiusure dei finestrini, era raffreddata anche ad acqua, aveva la manovella esterna fissa, insomma era di una spartanità sconvolgente, forse fin troppo spartana. Purtroppo non il prototipo della TPV non riuscì ad andare subito, diciamo, in strada a essere, come dire, prodotto, perché scoppiò la guerra. Quindi 200 prototipi allestiti furono tutti quanti smontati in fretta e furia. Una decina, se non ricordo male, furono smontati, smantellati, nascosti in un fienile, con tanto di istruzioni al seguito per essere poi rimontati un attimo dopo che la guerra fosse terminata. A tal punto quest'auto è entrata nell'immaginario collettivo che poi ha invaso anche il cinema con film di grandissimo successo come 007 Solo per i tuoi occhi, in cui la macchina dava prova anche di una certa robustezza, perché si riprendeva in un inseguimento contro altre auto sempre di marca francese dopo essersi ribaltata un paio di volte, e anche poi nell'immancabile film della Pantera Rosa, perché l'ispettore Clouseau non poteva fare a meno di avere anche questo mito dell'automobilismo mondiale, perché non è soltanto un'auto che è la passione di chi appunto vuole far rivivere la Citroën e i suoi modelli, come fate voi che li collezionate e ne tramandate la conoscenza alle nuove generazioni. Dunque, grazie a Valerio Ricci e tutti quanti riportiamo l'attenzione sulla Due Cavalli, perché è una macchina che merita davvero un grande rispetto per quello che ha rappresentato nei decenni. Una Jeep ibrida non è solo urbana. Agile. Libera da ogni limitazione. Ma anche 4x4. Fedele alla sua natura. Jeep 4xe, l'evoluzione del 4x4. Scopri Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid. Oggi fino a 9.000 euro di vantaggi grazie agli incentivi statali. Gamma Jeep, tua da 169 euro al mese. Da Melpi SRL Commercial Ricambi troverai un vasto assortimento di ricambi per auto nazionali ed estere. Seguici su Facebook e visita i nostri siti internet. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, infatti è l'unica ad avere un ingegnere come responsabile tecnico e due linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Come ulteriore attenzione nei confronti dei clienti, inoltre, dopo ogni revisione viene dato in omaggio un gadget. L'azienda si occupa anche di ricariche di aria condizionata e di assistenza meccanica. Si è specializzata nelle installazioni di impianti GPL e metano, diventando un centro autorizzato Landi Renzo, marchio leader per quanto riguarda l'energia alternativa delle auto.
fornisce anche ganci da traino e carrelli LB e pneumatici Nexen, oltre all'assistenza e alla sostituzione di quelli di tutte le altre marche. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. Parabrezza rotto? Ci pensa Carglass. Ripariamo o sostituiamo il tuo parabrezza in un'ora. E se hai la polizza cristalli, non anticipi nulla. E le spazzole sono in omaggio. Venite presso i nostri centri di Foggia e Manfredonia. Autofficina Locampo. Da oltre 50 anni la tua officina di fiducia. Meccatronici professionisti al tuo servizio per riparazioni meccaniche, servizi diagnostici e taglianti, specializzati nell'installazione di antifurti satellitari e meccanici e inoltre convenzionati con Arval. Autofficina Locampo. Prima traversa Corso del Mezzogiorno, Foggia. Anche in questa puntata siamo stati dai nostri amici affiliati Carglass per farci dare qualche consiglio dal tecnico Giuseppe Vitulano, in particolare sulla sostituzione del parabrezza. La sostituzione del cristallo si divide in diverse fasi. La prima è la rimozione di tutte le parti in plastica, quale carter o specchietto interno o sistema ADAS, telecamera o sensore pioggia, quello che sia. La seconda fase che abbiamo è la preparazione allo stacco del parabrezza con il sistema brevettato da Velron EasyWire. Noi utilizziamo al momento un cavetto in Kevlar, il quale ci permette di lavorare tranquillamente sul veicolo senza arrecare danni alla carrozzeria, perché è un cavetto talmente morbido è molto lavorabile, quindi non crea danni sia alla carrozzeria ma anche all'operatore stesso in caso di rottura. Il secondo step, dopo aver staccato il parabrezza dal veicolo, è la rimozione del vecchio sigillante dalla scocca e la decontaminazione del parabrezza da eventuali residui che possano essere tracce di silicone o le mani dell'operatore stesso che ha utilizzato, ha spostato, ha manovrato il parabrezza. Con appositi materiali abbiamo una piccola spugnettina che ci aiuta nella rimozione di questo antisilicone, funge da antisilicone. Step successivo è l'applicazione del primer sulla scocca della macchina e sul parabrezza. Questo primer è molto fondamentale perché ci crea da legame, ci fa legame per accettare il collante, il nuovo collante, e faccia presa sia sul veicolo che sul parabrezza. Può essere posizionato il vetro stesso sulla macchina con un unico operatore, con il OneTech che abbiamo visto posizionato sul finestrino laterale, quindi con un unico braccio l'operatore, anche a domicilio magari perché esce una persona, può posizionarlo sul veicolo, oppure anche col classico metodo con due operatori, dove non è possibile. Operazione finale è pulizia totale del veicolo, parabrezza, l'interno del veicolo e consegna del veicolo al cliente. Tutto questo all'incirca in 90 minuti. Anche le moto hanno fatto la storia e ce n'è una italiana che ancora oggi è sinonimo di qualità e prestigio, la Moto Guzzi, che quest'anno festeggia il suo secolo di vita. Loris Castriota Skanderbeg ha incontrato Domenico Corvino, esaminatore nazionale del registro storico della Federazione Motociclistica Italiana, che ha illustrato per noi diversi modelli della casa lombarda che tante soddisfazioni ha regalato agli appassionati di moto. Con Domenico Corvino, che è esaminatore nazionale del registro storico della Federazione Motociclistica Italiana, nonché anche membro nazionale della commissione del registro, diamo un'occhiata a questa piccola carrellata di capolavori, soprattutto degli anni 70, messi a disposizione da affiliati della Federazione Motociclistica Italiana. A fine degli anni 60 c'era un'esigenza diversa dei giovani, dove intendevano la moto non più come un mezzo di trasporto ma proprio un mezzo di svago, e quindi c'era la necessità di avere una moto che fosse prestazionale, quindi di grossa cilindrata, perché eravamo abituati a vedere moto
all'epoca venivano chiamate molto pesanti, che avevano una cilindrata massima di 500-600 centimetri cubici, poco agili. Invece c'era proprio questa esigenza di avere questo status symbol, anche perché si pensava che si sapeva che i giapponesi avevano già iniziato la produzione di moto di grossa cilindrata, e quindi la Guzzi, che aveva un motore già progettato, che era il motore della V7-700, era un motore che era stato progettato inizialmente per la Fiat, su commessa della Fiat, che doveva equipaggiare una Fiat 500 dalle prestazioni sportive, e quindi progettarono questo motore di 594 centimetri cubici con una potenza di 34 cavalli, una velocità di 138 km all'ora. Il progetto non andò a buon fine, perché poi era antieconomico per la Fiat e trovò un'altra strada la Fiat, ma la Guzzi si ritrovò questo motore, e quindi con la richiesta da parte delle forze dell'ordine, quindi precisamente dalla polizia, di avere una moto innovativa, perché l'allora presidente Gronchi, presidente italiano, che era stato in viaggio in America, aveva visto queste moto che facevano da scorta al presidente americano, queste Harley Davidson, moto maestose. Allora, al ritorno in Italia, disse: ma perché anche noi non dobbiamo avere delle belle moto? Eravamo abituati a vedere la moto Guzzi Falcone, una colorosa moto sicuramente, ma era una moto, diciamo, un po' datata. E quindi la Guzzi progettò questa moto, una V7-700, dapprima nella cilindrata di 700, e quindi nel 1963, poi nel 1965 anche una produzione civile, quindi poteva acquistarla chiunque, diciamo, non solo le forze dell'ordine. E nel 69 questa moto, più che la moto, il motore viene evoluto e viene portato a 750 centimetri cubici con la produzione della V7 Special. Quindi aveva una cilindrata maggiorata a 750 centimetri cubici. Ecco, questa rivalità ideale che era stata avviata dall'idea del presidente Gronchi, poi si è trasformata in una rivalità, in una competizione non solo sul mercato dell'utilizzo quotidiano della moto, ma anche dal punto di vista sportivo. Come andò tra la Moto Guzzi e le altre marche? Sì, appunto, all'epoca la Guzzi diede il compito a Lino Tondi, era un loro prestigioso collaboratore nonché ingegnere progettista, di progettare una moto che avesse però una cilindrata non superiore ai 750 centimetri cubici, non dovesse pesare più di 200 kg e con una velocità di 200 km all'ora. Questo era fine anni 60, inizio anni 70. Però allora, a causa degli scioperi che c'erano in quegli anni, e dove c'era il blocco proprio con delle barriere che non permettevano l'ingresso in fabbrica, questo progetto non poteva essere portato a termine. Allora il progettista ingegnere Tondi, insieme ad altri collaboratori, hanno sviluppato, progettato e costruito proprio materialmente il primo modello di Moto Guzzi 750S Sport, che è quella moto che vediamo proprio lì, e riuscirono a produrre questa moto con delle prestazioni ben superiori alle 200 km all'ora che avevano imposto in casa Guzzi. E questa moto è stata una ricetta vincente, perché sebbene non era proprio all'avanguardia come potevano essere le moto giapponesi, però aveva delle doti telaistiche di tenuta di strada gran lunga superiore alle altre moto, e che l'ha vista vittoriosa molte volte sui circuiti di gara. Giusto nel finale del primo contributo, vogliamo dire qualche parola, oltre che dei modelli che abbiamo già visto, degli altri modelli che sono stati messi a disposizione? Iniziamo col dire che poi l'evoluzione della 750S e la Moto Guzzi 750S3 che vediamo lì dietro, che aveva i tre freni a disco, e mentre qui possiamo vedere è una questa moto in verità è una special. Le moto special sono delle moto personalizzate dai soci,
dove non sono fedelmente originali. Posso dire che questa è una moto iscritta come epoca sport, mentre le altre sono iscritte al registro storico e quindi sono fedeli al progetto originale. Questa è una moto appunto special, che è dedicata a, può partecipare a delle competizioni di moto d'epoca e quindi ha dei particolari, sempre dell'epoca, ma dei particolari che la rendono più competitiva. Quindi questa è una moto, diciamo, tra virgolette trasformata, è una special. Bene, Domenico Corvino, grazie di questo primo contributo. Ci vediamo in un'altra puntata per illustrare le moto che ci sono state messe a disposizione da altri affiliati della Federazione Motociclistica Italiana. Torniamo in pista al kartodromo Santa Cecilia di Foggia con gli istruttori di guida del Motoclub Foggia, Valerio Cavotta e Luca Paolucci. Abbiamo affrontato con loro un argomento molto importante per chi conduce una moto: l'orientamento allo sguardo. Sappiamo che la moto è un mezzo dinamico instabile, quindi effettivamente per poter approcciarsi alla curva bisogna sapere come bisogna muoversi con il corpo e poter equilibrare sempre il nostro mezzo. Ora tramite Luca vediamo un pochettino come si fa l'approccio. Ora sicuramente abbiamo detto che la prima cosa importante è orientare lo sguardo, bisogna vedere effettivamente all'interno della curva cosa ci sta in modo tale da poter dare i comandi giusti ai nostri arti per poter affrontare la curva. Allora, giriamo la testa. L'altra cosa è quella invece di uscire fuori con il busto in modo tale che tendiamo a sbilanciare il nostro baricentro del sistema verso l'interno della curva. Questo ci aiuterà a piegare la motocicletta il meno possibile e affrontare la curva in maniera dinamica. Le gambe rimangono ben chiuse. Questo tipo di spostamento ci permette di caricare tutto il nostro peso sulla pedana interna, facendo rimanere invece la pedana esterna scarica. In questo caso, in questa modalità, riusciremo a affrontare la curva nel miglior modo possibile. Notiamo naturalmente che sui comandi abbiamo sempre le dita pronte, sia sul freno che per quanto riguarda anche la frizione. E naturalmente il gomito rimane aperto e lui si orienta in maniera vettoriale all'interno della curva. E adesso diamo uno sguardo alla classifica della Formula 1 e della MotoGP. Anche questa puntata è giunta al termine. Nella prossima tante sorprese, a cominciare da un nuovo modello di tendenza del mercato dell'auto, per proseguire con un ospite di prestigio dello sport motoristico ed ancora appassionanti interviste sulle moto e auto storiche. Mi raccomando, non spegnete i motori. Alla prossima! Questo programma è stato offerto da Eurovector, Sud Revisioni, Melpi Ricambi, Commercial Ricambi, Carglass Tlevisol, Automobile Club Foggia.